Buonasera, bentornati telespettatori di RTA all'appuntamento con l'informazione locale. Tanta paura questa mattina, poco prima delle 9 sulla Fondovalle tra i comuni di Solignano e Fornovo in località Citerna Taro. Una macchina per causa in via di accertamento ha perso il controllo uscendo di strada, ribaltandosi e finendo in un prato sottostante a tetto in giù. Sul posto si è portata una pattuglia dei carabinieri per i rilievi di rito. Fortunatamente la persona alla guida pare non aver riportato traumi. E ora la lettera sfogo di un giovane pendolare che ieri, causa neve, ha vissuto l'ennesima, dice, odissea di disservizi. Vivere in città, sottolinea rammaricato, diventa l'unica soluzione. La Valtaro è una zona depressa per ciò che concerne il lavoro. Inutile nascondersi dietro un dito, basta passare qualche giorno in un qualsiasi comune da Fornovo in poi per accorgersi di essere in un altro universo. Parma, Fontevivo, Noceto, Medesano, Fidenza, qui il lavoro c'è ancora anche per laureati, lo dicono i dati, lo dicono anche i numeri delle società di selezione del personale. Perché allora non valorizzare mezzi di trasporto, ferrovia e qualsiasi possibile investimento per rendere maggiormente raggiungibili queste zone e sostenere la categoria dei pendolari? 28 dicembre 2020. Dopo allerte rosse sventolate ed annunciate da tutti, anche a livello nazionale, arriva la neve. Una nevicata più consistente rispetto agli ultimi anni, ma nulla di paragonabile a quelle degli anni 80, 90 o anche solo dei primi anni 2000. Eppure la Valtaro è isolata. Ore 6:30, strada provinciale da Bedogna in poi completamente bianca. Si nota uno spartineve passare ogni tanto. Troppo poco, forse? Ore 7, autostrada chiusa da Ghiare di Berceto, pendolari invitati a tornare indietro. Treni cancellati, fermi sui binari. I pochi che circolano sono in ritardo. Impossibile raggiungere la città prima delle 11. Da Bedogna alla Bertorella, dalle 6:30 alle 6:45, non è passato nessuno, strada completamente sporca di neve. Ha fatto la rotta la corriera che ha allargato le carreggiate. Le principali lamentele, segnalazioni di diversi altri pendolari. Con il 20 e 21 ormai alle porte, viene da chiedersi perché l'impressione è quella che in Valtaro stiano omologando alla città solamente l'incapacità di gestire problematiche riguardanti il maltempo. Perché, mentre i centri urbani non hanno certamente l'abitudine ad affrontare problematiche di questo tipo, in montagna nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio dovrebbe essere una routine di cadenza annuale. Non ha senso aspettare investimenti per migliorare le linee ferroviarie, le strade o in generale i trasporti, sperando un giorno di arrivare con serenità sul luogo di lavoro senza affrontare peripezie varie. Perché, mentre si aspettano gli investimenti, le aziende parmensi o parmigiani ti scartano, preferendo persone che abitano massimo a 20 km di distanza, perché con loro sono sicuri che non rischiano di avere nei mesi invernali un lavoratore ritardatario, anche se non per colpa sua. Per cui, salvo che tu non abbia un curriculum particolare o risulti particolarmente brillante in fase di selezione, per trovare un posto di lavoro, se abiti in Valtaro, parti con un handicap notevole in più rispetto a chi si candida da Fidenza, Parma, Fontevivo, Fontanellato o Noceto. Nell'era in cui, per un giovane, vedersi concedere un mutuo per comprare una casa o anche solo un'auto rappresenta utopia pura, non ha più senso vivere in Valtaro. Anzi, diventa impossibile vivere in Valtaro. Il rientro ieri sera è stato ancor più drammatico del viaggio per raggiungere Fidenza. Alle ore 19 ero solo in stazione al freddo, senza sale di attesa per misure anti-Covid, senza la possibilità di essere accolto da qualcuno per passare la notte, senza notizie sui treni. Come sempre è accaduto in questi anni, a prendermi dalla Valtaro in macchina è arrivato mio padre. E molte lamentele si sono registrate, sono giunte anche alla nostra emittente per strade poco pulite e assenza o quasi di spargimento sale. I cittadini tra ieri e oggi hanno viaggiato nella bassa Valtaro in particolare con non poche difficoltà. Dopo i fiocchi di neve caduti copiosi, fioccano le polemiche. Sono decine le segnalazioni giunte anche alla nostra emittente nella giornata di ieri e nella mattinata di oggi per denunciare lo stato in cui versano le strade provinciali, a detta di molti, rimaste senza trattamenti antigelo e con pochi interventi di mezzi spazzaneve.
Per diversi cittadini si sono formate lastre di ghiaccio sulla carreggiata e la viabilità è stata messa a dura prova dal traffico di mezzi pesanti che si sono riversati sulle strade provinciali, data la chiusura di diversi tratti autostradali. Nel pomeriggio di ieri via Solferino a Fornovo è stata interdetta al traffico per evitare problematiche dopo che diversi mezzi pesanti si erano messi di traverso sulla carreggiata, paralizzando il traffico in direzione Ramiola. Gli agenti della polizia Bassa Valtaro sono stati impegnati per diverse ore per far defluire il traffico in diverse arterie del paese. La provincia ha garantito, ha detto il sindaco Michela Zanetti, interventi in serata e anche durante la notte per rendere possibile la riapertura della strada e migliorare la percorribilità del ponte verso Ramiola. E proprio durante la notte i tecnici della provincia hanno reso percorribile il tratto della provinciale 28 via Solferino tra la rotonda della strada statale 60 via Veneto. Dopo l'intervento la tratta è stata regolarmente riaperta. Nel comune di Medesano, sempre gli agenti della polizia locale sono stati impegnati nella risoluzione di molte problematiche legate al traffico sulle arterie comunali e nella gestione dell'accesso alla A15. Il sindaco Michele Giovannelli ha spiegato che si è cercato di dare risposta a tutte le segnalazioni fatte dai cittadini, risolvendo molte criticità, fra cui il recupero di 6 auto articolate in avaria sulle provinciali che attraversano il territorio medesanese perché sprovvisti di adeguati pneumatici da neve o catene. 6 squadre di pronto intervento di tecnici del comune, ha terminato, hanno monitorato pulendo tutte le arterie comunali, spargendo sale in tutte le strade del territorio comunale. In Valceno invece il piano neve pare davvero aver funzionato, sia a Bardi che a Varsi, strade percorribili senza particolari criticità. Non solo polemiche. In Valceno la situazione neve è stata gestita bene. Questa mattina ha comunicato il primo cittadino di Bardi, Giancarlo Mandelli, ho fatto un sopralluogo di ricognizione su tutto il territorio di nostra competenza, elogiando l'ottimo lavoro svolto dal geometra dell'ufficio tecnico Antonio Foini e del personale cantoniere comunale. Ieri inevitabilmente, ha proseguito Mandelli, qualche criticità si è registrata a causa dell'abbondante nevicata, ma tutte le strade sono state rese agibili e percorribili. Oggi ci siamo concentrati sullo sgombro neve in eccesso ai lati delle strade, in particolare in via Pietro Celle e nelle altre vie principali. Nessuna abitazione è rimasta isolata, comprese le frazioni più alte e lontane da raggiungere. In particolare l'ottimo lavoro svolto la vigilia di Natale con l'intervento di messa in sicurezza del tratto in direzione Tanugola e il ripristino del tratto stradale con posa di massi, chiusura inghiaiato e pulizia cabalette eseguito in urgenza entro 24 ore dalla segnalazione, ha concluso Mandelli, ha fatto in modo che lo spartineve potesse transitare tranquillamente, raggiungendo anche le frazioni come Granere e Santa Giustina a rischio isolamento. A Varsi soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino Angelo Peracchi, il piano neve ci ha fatto sapere ha funzionato, nessun mezzo è uscito di strada, le arterie viarie sono tutte percorribili in sicurezza senza problema e questo malgrado, ha concluso Peracchi, i tanti centimetri di coltre caduta dai 40 sino ai 60 registrati nella frazione di Tosca. E domani potranno verificarsi delle nuove precipitazioni nevose di scarsa consistenza, ma ad impensierire è la formazione di ghiaccio già da queste ore, vero incubo ormai degli automobilisti, in particolare per chi si vede costretto a mettersi al volante di notte o al mattino presto per raggiungere il proprio posto di lavoro. Sebbene i mezzi spargisale siano in azione, l'invito è di usare la massima prudenza mentre si guida e di farlo in totale sicurezza, utilizzando mezzi con dispositivi antineve regolarmente montati. Purtroppo in questi giorni abbiamo visto che tanti incidenti sono stati causati da mezzi pesanti, ad esempio che viaggiavano senza l'ausilio delle catene. È devastante il terremoto che oggi ha colpito la Croazia, città e paesi distrutti, macerie ovunque. Il sisma di magnitudo 6.4 è stato definito dagli esperti 4 volte più energetico di quello di Amatrice. La scossa è stata percepita nitidamente anche in molte città italiane ed avvertita anche da diversi cittadini della Valceno. That.
Cioccolateria Biolci di Bedogna è lieta di augurarvi buon Natale. Visitate il sito www.cioccolateriabiolci.it oppure telefonate al 347-017-2336. Troverete tutti i nostri prodotti per i vostri ordini natalizi. Effettuiamo consegne gratuite a domicilio. Per maggiori informazioni contattateci al numero 347-017-2336 o visitate il sito www.cioccolateriabiolci.it. Cioccolateria Biolci, il cioccolato artigianale della Valtaro, per un dolce Natale. Vuoi fare un regalo gradito? Vieni al caseificio Porcare Tambini a Borio di Bedogna ad assaporare i migliori prodotti della nostra montagna, dall'eccellente parmigiano reggiano di montagna nelle sue tre stagionature, 14, 24, 36 mesi, ai funghi della Valtaro, dalle spungate ai salumi tipici della tradizione di Parma e Piacenza, senza dimenticare gli esclusivi panettoni di alta pasticceria, i torroni artigianali, passando per la cioccolata, le mostarde, aceto balsamico, prestigiosi vini e tantissimi altri prodotti. Il tutto proposto in splendidi cesti e confezioni regalo della tradizione natalizia. Fai un regalo di qualità da ricordare nel tempo. Vieni al caseificio Porcare Tambini, ti aspettiamo. Dicembre aperto tutti i giorni. Telefono 0525 8261 54. Nasce il nome del negozio della nonna a Bedogna. Ricette semplici con verdure sempre fresche di stagione, parmigiano della nostra vallata, uova fresche e tanta manualità. Della nonna inoltre è anche pasta fresca con tortellini, anolini, pansotti, gnocchi e tagliolini. Si realizzano magnifiche torte di compleanno decorate a vostro piacimento. Servizio catering per cerimonie. Domenica sempre aperti. Della nonna Bedogna. Dell'amministrazione comunale di Bedogna e della locale protezione civile è stata riaperta la strada in Alta Valceno, inagibile a causa di uno smottamento che ha isolato di fatto per diverse ore 50 persone. La situazione è stata poi monitorata tutta la notte. Nessun comune è stato esentato dai disagi causati dal maltempo, nemmeno le frazioni. Nello specifico, ieri in prima mattinata nel comune di Bedogna, una frana si è riversata sulla strada comunale nel fondovalle Angela Spora. Sono rimaste isolate per circa 3 ore 4 frazioni e circa 50 persone. Sul posto sono intervenuti immediatamente la Protezione Civile con il consigliere di riferimento Giuseppe Oppici e il sindaco Giampaolo Serpagli in modo da predisporre prontamente la rimozione dei massi eseguita in circa 2 ore dalla ditta Aroldi. Stiamo cercando di aprire la strada per Mezzano, Spora, Costa d'Azetta e Travaglini. Sono isolati in questo momento una 50ina di persone. Contiamo di aprire la strada e mantenere un presidio per controllare che non ci siano altri smottamenti nella notte. La segnalazione è arrivata circa alle ore 8 del mattino. Alle 11 la viabilità è stata regolarmente ristabilita. Siamo riusciti a liberare la strada, le frazioni non sono più isolate, monitoreremo tutta la notte con un attore faro la situazione perché è ancora di particolare pericolo insieme ai ragazzi della Protezione Civile.
Ed ora parliamo della situazione Covid. È sensibile il calo dei contagi da Covid-19 a Parma e provincia. Ieri 17 nuovi casi, di cui 7 con sintomi, 4 i decessi, tutte donne di 82, 84, 87 e 91 anni. Sono 12 ricoverati in terapia intensiva, uno in più di ieri. E sempre legato alla pandemia in atto, non c'è pace per palestre, piscine, cinema e teatri. La prospettiva per loro infatti è di un ulteriore rinvio. Per riaprire pare proprio dovranno ancora attendere. Il governo frena sulla riapertura prevista a metà gennaio di palestre, piscine, cinema e teatri. Se la stretta fosse confermata economicamente sarebbe ufficialmente un disastro, molto più rispetto alle chiusure del primo lockdown. Al CTS è stato aperto un tavolo tecnico con il Ministero dello Sport per accelerare i tempi e consentire alle persone di riprendere l'attività fisica al più presto. I tempi non si annunciano però brevi. Il DPCM in vigore scade il 15 gennaio e solo a ridosso di quella data si decideranno le nuove aperture. Ma al momento appare difficile si possa ripartire. Per palestre e piscine entro il 6 gennaio gli esperti contano di elaborare una serie di proposte per garantire almeno le lezioni singole contingentando gli ingressi. Nelle piscine si sta valutando una persona per corsia. Rischia di slittare ancora la ripresa del cinema e dei teatri, così come quella dei concerti. In questo caso il problema non sembra rappresentato dalle file agli ingressi. Più semplice potrebbe essere invece la riapertura dei musei, comunque condizionata agli ingressi contingentati e sempre su prenotazione per evitare affollamenti all'interno. Eccezionale alla ditta Nuovo Montelli, continuano le grandi offerte e il confezionamento di cesti per il vostro Natale. La Nuova Montelli è a completa disposizione con le sue consegne a domicilio. Nuova Montelli coglie l'occasione di augurare a tutti buone feste. Frutta e verdura sono alimenti fondamentali. Ricordatelo, Nuova Montelli a Borgo Taro, ma comunque tutti lo sanno. Essere Lube significa inaugurare 500 negozi dedicati alla cucina. Festeggia con noi il nostro 500esimo store. Troverete promozioni uniche per un tempo limitato e fidati professionisti per progettare insieme la tua cucina. Ti aspettiamo nei Lube e Creo Store. Più che mai bisogna mangiare genuino, mangiare quello che viene consigliato da chi ha speso la sua professionalità a garantire qualità a tutto quello che trovate nella macelleria Equina Brugnoli Paolo a Borgo Val di Taro in Piazza della Legna. Meta obbligatoria per chi vuole portare in tavola carne equina, carne genuina, carne sopraffina. Scoprite dunque il centro storico di Borgo Taro e il vero centro commerciale a cielo aperto, tutto come tanto tempo fa. Macelleria Equina, Brugnoli Paolo, Piazza della Legna, Borgo Val di Taro, Piazza della Legna. Verifichiamo la qualità dell'acqua destinata al consumo umano secondo gli obblighi del decreto 31 del 2001 e ne analizziamo salubrità e potabilità fino al punto di consegna, concordando con gli enti competenti il piano di autocontrollo. Durante tutto l'anno monitoriamo più di 2000 parametri chimici e microbiologici su oltre 200 campioni d'acqua. Montagna 2000. Nuova energia al territorio. Ferramenta Baudassi, la romana, una tradizione che dura nel tempo. La ferramenta Baudassi, nell'augurarvi buone feste, vi propone le sue offerte. Turbina da neve cingolata, marca Brumer, 1.490 euro. Macchina da pasta Imperia, euro 59,90 centesimi. Motosega giocattolo per bambini, Husqvarna, 29 euro e 90 centesimi. Macchina da pasta con motore elettrico incorporato, Atlas, 129 euro. Kit chiavi a bussola beta 98 pezzi con valigetta, 149 euro.
Spremi agrumi elettrico, 13,90 euro. Bollitore elettrico Crea, litri 1,7, a euro 18,90. Insomma, da Baudassi ci sono i prezzi bassi. È per questo che si viene da Baudassi. Pagina sportiva di oggi ci occupiamo del CRER Emilia Romagna. Che cos'è e soprattutto che ruolo ricopre all'interno del calcio dilettantistico? Il 9 gennaio 2021 si rinnoverà il CRER, Comitato Regionale Emilia Romagna, l'organo della regione preposto alla gestione di tutte le attività sportive legate al calcio per tutte le categorie di dilettanti, maschile e femminile, dal calcio a 11 al calcio a 5 fino alla Serie D. Il presidente uscente Braiati ha già riproposto la sua candidatura. A gareggiare con lui sarebbero altre due liste, quella di Emore Manfredi, già ufficializzata, e quella di Simone Alberici, dirigente del Fraore Noceto. In quest'ultima lista sarà presente anche un volto della Valtaro, Massimiliano Rolandi, attuale presidente del Valgotra, nonché prima voce in Valtaro a candidarsi per entrare a far parte del CRER. Ma cos'è il Comitato Regionale Emilia-Romagna e come è composto? Si tratta dell'organo che gestisce problematiche e procedure del calcio dilettantistico. La sede è a Bologna, dove risponde alla LND, la Lega Nazionale Dilettanti di Roma, presente anche fisicamente proprio a Bologna, con 18 dipendenti funzionari amministrativi. Il comitato è composto dal presidente, il quale viene affiancato da consiglieri e delegati assembleari. Mentre il presidente e i consiglieri percepiscono retribuzione, i delegati assembleari offrono il loro apporto su base volontaria. In caso di vittoria, Rolandi andrebbe a ricoprire proprio quest'ultimo ruolo. Per ufficializzare le liste è necessario raccogliere 120 firme da altrettante società diverse entro il 3 gennaio 2021, dato che il giorno successivo verranno presentate alla commissione elettorale. Domani è mercoledì 30 dicembre, al mattino cielo molto nuvoloso con deboli precipitazioni sulle crinali appenninico o sulle aree di pianura occidentale, dove i fenomeni potranno essere a carattere nevoso o di acqua mista neve. Nel pomeriggio permarranno deboli precipitazioni sul crinale appenninico o pianura centro-orientale con quota neve tra 800 e 1000 metri, schiarite a partire da ovest nel corso della serata. Temperature minime intorno a 1 grado massime e in generale diminuzione tra 2 e 3 gradi, venti deboli. La programmazione serale di RTA inizia alle 20.35 con 80 Nostalgia, alle 21.15 Epoca che Storia, alle 22 il telegiornale, alle 22.30 Balla che ti passa e alle 23 Rivediamoli del 2000. È tutto come sempre per noi, chiudiamo qui la pagina informativa, grazie dell'ascolto, torniamo domani 19.35. Buona serata.